Vai! Mai fatto una cosa del genere, sono geloso, ci sento la prima volta, tanti auguri. Cosa devo dire? La prima cosa che dico è che da presidente, sono stato presidente dall'88 al 95, il secolo scorso, e dal 2003 al 2007 di questo secolo, di questo millennio. Quindi ho avuto a che fare con tantissimi ragazzi, tanti dirigenti, sono sempre stato a disposizione come incaricato dell'oratorio e devo dire che ho obbedito un po' quello che volevano i miei dirigenti, perché mi fidavo tantissimo di loro. Da questo punto di vista, quindi, per me era una cosa tutto sommato relativamente facile. Sono stati in momenti di difficoltà per integrare l'attività dello sport con l'attività dell'oratorio, ma questo è normale che capiti sempre. Poi dovrei ripetere tante cose, ma sicuramente posso dire che un ragazzo che ha dato, diciamo, dal punto di vista sportivo il meglio di sé, arrivando fino ai livelli grandi del basket, è stato Andrea Michelotto, che si sentirà, come si sentirà. Ricordo anche la dolorosa esperienza di stare in Italia, le luce più intelligenti, più vicini a me, sono andato perché abbiamo tutti quella stessa cultura. E poi devo dire che sono stato presidente, studiamente, di Berlusconi, perché il figlio di Paolo Davide ha giocato, ha tentato di giocare un po' anche a basket, poi dopo è passato al calcio, mi interessava di te. E a questo punto io potrei dire tante altre cose, ma non dire nulla, mi lascio a chi? Al prossimo presidente. Al prossimo che viene, magari è Mauro. Grazie. Bye.